Un comizio durato circa un'ora, dopo un'ora e mezza di ritardo circa, quello della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, tornata all'Aquila dopo due mesi, la scorsa volta a sostegno del sindaco rieletto Pierluigi Biondi. Non si concede alle interviste, ma sale subito sul palco la Meloni, che ricorda come l'Aquila sia un simbolo del buon governo, al quale si aspira anche a livello nazionale, ricordando come Biondi sia stato il primo sindaco di Fratelli d'Italia, come Marsilio il primo governatore. Come dire, ripartiamo da qui, dove tutto è iniziato. Temi locali, l'importanza di inserire l'Aquila nell'agenda nazionale, la Meloni è candidata nel collegio uninominale Camera L'Aquila-Teramo, ma ovviamente anche temi nazionali e diverse stoccate alla sinistra. Vi dico solo che nel programma del PD per il governo dei prossimi 5 anni si parla di Giorgia Meloni. Cioè, questi nel programma loro parlano di me. Cioè, se io decido di smettere di fare politica, loro non hanno un programma per i prossimi 5 anni. Molto spazio ai giovani nel suo comizio, per i quali, ha detto, sogna un futuro di lavoro e non di reddito di cittadinanza. Gli strumenti di quel tipo vanno bene per chi non può lavorare, e certo che a chi non è in condizioni di lavorare lo Stato, e quindi anche Fratelli d'Italia, prevede di riconoscere una forma di sostentamento, ma se mischi chi può lavorare e chi non può farlo e li metti sullo stesso piano dell'assistenza, alla fine colpisci il più debole, Paradosso in Italia è che un ragazzo in ottima salute, 25 anni, può prendere fino a 780 euro di reddito di cittadinanza e un disabile mi prende una pensione di invalidità di 270 euro. Mutui, nascite e ricostruzione, lavoro, evasione fiscale, immigrazione, che non è un diritto inalienabile, ha detto tra gli argomenti affrontati in questo step della sua campagna elettorale, pronti a risollevare l'Italia, questo è il claim scelto. Alla fine inno nazionale sul palco, fiori e via di corsa, lasciando una villa comunale, stesso posto da cui aveva rilanciato la corsa di Biondi, gremita di persone.